scienze economiche e metodi matematici nella sua veste attuale nasce a fine 2012. In quell'anno è stato, come dire, riprogrammata un po' l'attività del Dipartimento. La didattica è stata riorganizzata, soprattutto quella delle lauree magistrali, in funzione proprio di questa terza missione, cioè una interrelazione tra università e territorio, per cui in qualche modo l'università contribuisce a risolvere una serie di questioni di carattere sociale, di carattere economico che investono il territorio. Abbiamo pertanto lanciato un corso di laurea magistrale, Economia e Strategie per i Mercati Internazionali, che forma studenti in grado di accompagnare imprese e istituzioni sui mercati globali. È un Master Erasmus Mundus in Economics of Globalization and European Integration, che forma professionisti che lavorano in grandi imprese multinazionali, banche, enti di ricerca, istituzioni, che ci vede collaborare con altre 8 università di tutto il mondo, la Xiamen University del cinese, una delle migliori università cinesi, l'Università di Brasilia e altre 6 università europee. La laurea magistrale in economia e commercio rappresenta invece la naturale prosecuzione del corso di laurea triennale di base. Il corso prepara e fornisce una solida formazione di base multidisciplinare e si insegnano non soltanto l'economia, politica, aziendale, ma anche gli strumenti matematico-statistici che sono necessari per conoscere e interpretare i fatti economici. Invece abbiamo anche, oltre alla laurea in, diciamo così, alle lauree di area di tipo economico, un percorso che è di tipo statistico. Sono Silas Stefania, sono laureata in scienze statistiche. Mi chiamo Gabriele Nicola e sono laureato del corso di scienze statistiche ed economiche. Il corso di laurea si propone proprio di formare degli specialisti nell'analisi dei dati statistici. Il nostro laureato ha una capacità tale da poter interagire con il territorio e quindi con tutti quegli aspetti, quegli elementi del territorio tali da poter dare dei risultati che effettivamente quindi sono di notevole utilità per quelli che sono nei processi decisionali sia in ambito pubblico che privato. Questo corso mi ha permesso innanzitutto di viaggiare, di vedere l'Europa e anche oltre, di viaggiare per il mondo. Mi ha permesso di conseguire un master all'estero, di continuare con un dottorato. Attualmente mi occupo di statistica nella Federazione delle BCC di Puglia e Basilicata e in particolare mi occupo non soltanto di analisi dei dati, ma anche di modelli decisionali. Quindi ho potuto espandere le mie attività al di là della sola e pura analisi dei dati, ma di entrare anche nel mondo, per esempio, della pianificazione. La loro formazione parte da una preparazione di tipo di base che prevede insegnamenti di matematica, dopodiché insegnamenti di statistica metodologica, a cui si affiancano ovviamente insegnamenti di statistica applicata. Nella laurea magistrale acquisisco una formazione molto, diciamo, molto valida e quindi molto ampia in un contesto più di tipo economico, finanziario e attuariale. Le diverse attività laboratoriali presenti in molti corsi consentono di applicare le conoscenze acquisite teoricamente a lezione. I nostri studenti nel momento in cui si laureano conoscono, obbligatoriamente devono conoscere un software statistico. Questo è un elemento molto importante per poter poi entrare nel mondo del lavoro. E hanno anche la possibilità di partecipare all'Erasmus e questa è un'esperienza, visto anche quelle che sono le sedi Erasmus del nostro dipartimento, un'esperienza molto importante per loro, per la loro formazione. Le difficoltà che troveranno e che trovano le possono superare molto facilmente grazie all'ausilio e al supporto dei docenti. Il nostro obiettivo è quello che lo studente inattivo nel nostro corso di laurea non ci sia.